Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con la settima puntata della serie slovena. Siamo qui in compagnia di Franz. Sto aspettando, dai, muoviti. Dai. Poi abbiamo chi abbiamo? Abbiamo Marco03. Ciao a tutti. E aspetta che dobbiamo fare la paglia qua. Butta mica paglia. Marco, guarda che soia. Marco, salame. vero. Guarda te, questi giovani, guarda, ma non conoscere la soia. Sì, ma beh, siamo perdi. Ma che l'ho sistemato ieri, non fare danni. La texture. Texture, sì. Un attimo di defiance. Vuole una sbocchina, sai cos'è? Però non trebiniamo, guarda. Ma c'è qualche cimice tra le centraline. E le centraline che la trebbia non ha. Comunque, basta, l'ho messo a posto. Allora, siamo partiti qui con la trebbiatura della soia. E dopo un attimo di defaianza, perché vedere tutta questo effetto paglia mi ha un attimo mandato un po' tutto qua. C'era qualcosa che non quadrava e potrebbero farlo anche a paglia per la soglia, le andane. Va bene, Franz, spingi pure il trattore, perché tanto qua ora che si riempie a trebbia facciamo ora finire il campo. Ah, bene, posso dormire, buonanotte. No, che dormire, tacca l'erpago, preparare i campi per prossima coltura. Morto l'ho. Già ripreso sonno. Poi ci va. Fa dritta, dov'è paglia? No, la soia non fa paglia. Perché diciamo non fa paglia. E io come pulisci il mio culo? Usa un po' di fieno. Fieno, va bene. Qua, raccogli il fieno che hai tagliato prima con la bara facciante. Adesso prendo. Ok, allora bara facciante è lungo e pulisce bene dall'inizio alla fine. Allora, lasciamo queste piccole cose. Comunque, come vedete, il bordo del campo è stato tagliato con la bara facciante. C'era Dritan che si stava un po' divertendo con quell'attrezzo che aveva portato a casa, insomma, Marco e Matti. Quanto siamo qua? 20%? 20%, dobbiamo pensare qua a qualcosa da fare per iniziare a guadagnare un po' di soldi, perché con questi tre campettini qua andiamo un po' troppo a rilento. E adesso chissà che con la vendita un po' qui della paglia riusciamo a guadagnare qualcosina. Dai Franz, dai! Ma cosa vuoi che sono qua io? Trebbia piena! Abbiamo fatto i 3700 litri. Stiamo facendo poi qua i contorni del campo. Ehi, vecchio! Ma cosa vecchio, sono giovane. Vabbè, sì, sono vecchio, sì. Nel frattempo abbiamo iniziato a ripreparare i campi e qua abbiamo a parlare con Boia e fare qualcosa per fare un po' di soldi. Boia! Ehi! Allora, adesso stiamo raccogliendo, sembra andare anche bene raccolto.
bene, bene. Che abbiamo attento con quello là, si sta ammazzando, guarda. Dov'è? No, non, non vada Nighi. Annighi tra la soia. Cosa? Cos'è che anneghi? Non è mica acqua. So nuotare, sono campione mondiale di nuoto io. E quanti anni fa? Tanti. Cosa devo dirti? Dobbiamo pensare a qualcosa di serio per fare un po' di soldi, perché qui con questi due o tre campetti non andiamo da nessuna parte, eh. Ma sei qua apposta, il primo giorno ti ho detto che devi farmi fare soldi e adesso tu vieni a chiedere a me? No, bisogna investire denaro. E investi denaro? Investiamo denaro? Sì, hai soldi? Sì. E allora usali. Vabbè. Usi i tuoi soldi e fai fare soldi a me. Sì, sai che possiamo arrivare fino a 500.000 euro di debito al massimo con le banche. Puoi arrivare, non possiamo. No, potete, perché potete. No, 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 noi non possiamo fare cose così. No, no. No, no, no. Abbiamo avuto qualche problema in futuro. In passato. In futuro, sì, no, anche in futuro. In futuro li avremo se fai queste cose. Mm. O meglio, se le fai a nostro nome. Ok. In particolare Dritten non è tanto, dici, non è tanto ben voluto. Esatto, magari torna in galera. Non deve tornare in galera. Ah, torna perché c'è già stato. Sì, ma non andare a cercare dettagli che non importa, dai. Ah, vabbè. Lasciamo fare. Vabbè, dai, dobbiamo trovare qualcosina da rivendere. O facciamo qualcosa con qualche animale, o dobbiamo ampliare un po' i terreni. Adesso. Dai, sarebbe una cosa da fare. Cosa? Tempo fa il comune mi ha rotto le palle. Perché mi hanno detto: vedi là, di là, dove c'è il trattore che sta passando. Sì. Quella zona là di alberi. Mm-hmm. Fa parte è nostra. Ah, e solo adesso me lo dici. Sì, perché il comune ha rotto le palle perché ci sono i rami che che vanno in mezzo alla strada praticamente. Mm. E allora ha detto che dobbiamo tagliare gli alberi quelli dietro la strada. Vabbè, un bel po' di legna lì viene fuori, Mm. Sì, sì. Vai, dia dritta che procuri un po' di motoseghe o un... E dopo bisognerà vedere per caricare la legna come fare, per implementare qualcosa su questi trattori, o se no bisognerà prendere a noleggio magari qualcosa. E provo a sentire lui. Senti, in due dritta. Minuti ti trova soluzione. Ecco, bene bene, adesso sta giocando con lo spandiconci. Vado avanti, oh. Vaga, se no soia. Ehi! Hey. Ah, un cappuccino e brioche, no? Che ora sei? 7:30? Beh sì, dai, portamelo. Se tu domando vuol dire che te a portarmelo ti? No, ma se mi hai detto portio. Tanto devo andare avanti, io devo andare avanti a trebbiare, no, ho tempo. Io devo andare avanti a fresare. Allora, stiamo senso tu dito. Finito le trebbiature, fatto un po' veloce, adesso abbiamo questi 6 millilitri scarsi e andiamo a vendere al mulino per grano, soia a un bel prezzo, più di 1100 euro per i millilitri, e quindi dovremo portare a casa, forse riusciamo ad arrivare alla doppia cifra, intorno ai 10.000, speriamo. Speriamo. Qua sì, è un po' pochi terreni, facciamo un po' fatica, ma vabbè, dai, insomma, in qualche modo casomai portiamo a casa magari un po' di pecore, di un maiali, che allora con poco riescono sempre a fare un po' di produzione e riusciamo un po' alla volta a guadagnare qualcosina. Adesso qua ho anche le salite, i trattori, i poverini fanno fatica. E dai, dai. Adesso qua la salita più grande.
Non so se ce la fa perché... No. Faccio che si ferma. 5, 4. 4 km orari. Mamma. 5, 4, 5 km orari. 5.860 litri di soia pesano gravemente sulle spalle di questo povero trattorino. Dai che ci abbiamo fatto. Giriamo qua a destra, vicino alla casa qua mi sembra c'era. Allora, vediamo quanti soldi guadagniamo. Giù tutto. Otto, nove, dieci, undici, dai arriviamo a 13. Sì, 13, 2, 49, 6.000 e 670 euro per questi quasi 5.000 e passa litri. D'altronde 1.112 per 1.000 litri, ci siamo. Bene, andiamo a dare la notizia ai due sloveni qua e vediamo se cosa dicono. Quindi questo è il risultato dell'ampliamento dei campi che abbiamo fatto. Oh, guarda là, intanto frasatura in corso. Comunque sì, guarda, comune ha ragione, guarda tutte le frasche, tutte le frasche in strada. Guarda che affari. Poi c'è anche quest'albero qua, in momenti mi tocca lampeggiante. No, qua bisogna fare un po' di pulizia. Sì. Dove c'è l'autorità qua? Autorità! Che chiama me? Ciao! Ehi là! Ciao! Mi diceva Bojan che il comune vi aveva detto di ripulire gli alberi in strada. Ah, tagliamo alberi con sega. Sì, ma no a mano. No a mano? No, serve motosega. Ah, da, motosega. No, autosega. No, autosega no. Però servirebbe per qualcosa per caricare i tronchi. Macchina? Rimorchio? Rimorchio, ma è piccolo? Cioè, ma per alzare i tronchi da terra? Forca? Insomma, qua forca, insomma, 4 metri di tronco, non lo alzi con la forca? Io ce la faccio. Sì? Guarda qua che braccia. Vabbè. E perché il destro è più grosso del sinistro? Tu non puoi capire. Vabbè. Allora, beh, innanzitutto abbiamo guadagnato un po' più di 6.000 euro con la soia, hai visto? 6.000 euro? Sì. Con tutta quella roba là? Sì. Solo 6.000 euro? Come solo? Guarda che abbiamo fatto tanto, buttato concime, tolto le erbacce, No. No, qua ho parlato con i vicini qua, loro fanno molto di più. Mamma mia, ma com'è possibile? C'è qualcosa che non va. Loro facevano di più. Cioè, ma hanno buttato letame? Non lo so, io non mi intendo di queste cose, però di soldi sì capisco. Numeri. Ma sicuro ti imbrogliano? No, ho visto le carte. Carte de, come si chiama, il mulino. I prezzi di vendita e i quintali venduti, tutto quanto. Tutto insomma. Sì. Mi sembra strano però perché... Devi fare meglio, devi... Non lo so io, devi fare qualcosa perché gli altri fanno meglio. Allora, intanto per guadagnare qualcosina, se dobbiamo togliere qualche legno, possiamo guadagnare qualche soldino anche lì, eh? Sì, poi la vendiamo, tanto se il terreno è nostro, gli alberi sono nostri. Appunto.
dopo in qualche modo vedrò di riuscire a fare qualcosa in più. Devi impegnati di più, fa qualcosa. Adesso dritta dovrebbe procurarci qualche motosega. E Ah. poi credo che possiamo iniziare. Casomai si trova qualcosa per portarli via, se no faremo pezzi piccoli. Carichiamo pick up, carichiamo rimorchio. Sì, ma abbiamo E fatto bene, vediamo faremo come pezzi fare. da 2 metri, 2 metri e mezzo, e lasciamo un po' Casomai rialziamo sporgenti. in due. Sì, Ta esatto. è solo la fila davanti, no? Tutto. No, no, solo dritto strada. Ah, ho capito, ho capito. E va bene, dai, allora intanto stiamo ripreparando i campi, perché comunque se no restano fermi, perdiamo soldi, se restano fermi. No, no, fermi. Cioè, dove vanno se non stanno fermi? No, non guadagnano, nel senso fermi a livello di produzione e di guadagno. Ah, da. Vabbè, dai, in qualche modo adesso vediamo un attimo di riuscire a Dai, dritta, incrementare un po'. prendi motoseghe, dai, veloce, sennò questi non fanno niente. Aspetta, finisco di fare caca. Sì, poi andiamo insieme al legno. Sì, passami un po' di Ciao, fieno, va per favore. via! No, no, ciao. No, 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 no! Mamma mia, si è sporcato anche scarpe adesso. Là! No, non si fa bisogno qua dentro. Aspetta, vado a prendere un poco di fieno. È matto questo qua, ti voleva fare male. Dai, fai i suoi bisogni da un'altra parte, no? Dentro i rimorchi, dopo. Va bene, prepariamo qualche mezzo e sarà da andare in consorzio a prendere a noleggio una motosega, perché non abbiamo neanche quella. La vedo dura, senza caricatori frontali, senza ponse, senza... Boh. Vediamo come fanno. Porco, aspetta, e mangime qua e galline, mamma mia, smettere In maniera dismenticata, dico, no, non fai, devi fare quello che dico. tra tante cose, vendi soia, semina orzo, vendi soia, mi sono Tolgo dimenticato la un attimo. scala per andare sul fienile. No, se no dopo devo dormire fuori, fa umidità. Ah, sai anche a me che sono matti, noi dobbiamo i sottili, eh? Ah, dritta, vai a prendere il motosega o stai sulla betoniera tutto il giorno? Dritta. Mamma mia, non si può neanche dormire un poco. Dai, vai a prendere moto di sega. Quanto è moto di sega? Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, prendi 4. 4, 4. Tanto sono 7 alberelli. Ma sto qua non era un bagno, questo. Vabbè, no, il pozzo sarebbe per l'acqua potabile. No, 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 io dico questa betoniera qua. No, questo qua è il solito per fare il cemento, che io Per sappia. cemento Ma non dov'è sai il cemento? niente. Vabbè, ragazzi, Ah, direi che per questa puntata è tutto. Ci vedremo alla prossima puntata, dove vedremo di ripulire un po' gli alberi lungo la strada, come consono fare nel periodo pre-invernale barra invernale. E ringraziamo qua i nostri operai. Allora abbiamo Franz. venite qua, galline, dai, che l'ho proprio pronto. Sì, ciao, ciao. Venite. Bojan, Dritan, Portraholeni. Sdravo. e dopo chi c'era? Marco 03. Ciao a tutti. E basta, gli altri si salutano da soli perché non li saluto io. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.